Buongiorno, sono Dimitri Badiarov di Badiarov Valens, mia compagnia di violini per professionisti che ho fatto in San Pietroburgo in 1992 e quindi quest'anno siamo 20 anni. Qua in Cremona Mondo Musica sono per la prima volta, io trovo che l'organizzazione è veramente eccellente, tutto è andato molto 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 bene. Soprattutto vorrei dire grande grazie a Stefania Gili, una persona dell'ufficio che era molto molto amichevole e molto efficace, che mi ha aiutato in ogni livello. E poi sono qua con due violini moderni e la novità è un violoncello da spalla, un strumento che era nato in Italia negli anni di 660, qualche cosa di genere. E nell'inizio della storia del violoncello lo strumento era fatto infatti per violinisti e violisti piuttosto che violiste, però non era uno strumento standardizzato, quindi esisteva in moltissime varietà, molte forme differenti, quindi strumento più piccolo poteva essere suonato da un violinista e lo strumento un po' più grande poteva essere suonato da violoncellista o violista. Ecco. Lo strumento è una piccola specialità della mia bottega, era fatto per la prima volta per Sigiswald Köken, direttore di grande orchestra barocca famosa, La Petite Bande, un gruppo belgo. Dopo io ho fatto questo strumento per più o meno 10 altre soliste, come Sergei Malov di Russia, grande virtuosa. Ecco, sono molto felice di essere qua e presentare il mio lavoro a grande pubblico. Io trovo che Mondo Musica è un evento, uno delle più importanti del mondo, e nel mondo dei violini è proprio il posto numero uno.